Buongiorno. Dove andiamo stamani? A scuola dei bimbi grandi? Sì. Ragazzi, oggi è lunedì mattina, 16 settembre, ed è il primo giorno di asilo della Sara. Inutile dirvi che sono più agitata io che la Sara, anche Andrea, un po' agitatino. Sì, ma la Sara è proprio bella lì, bella tranquilla, che gioca, sa che deve andare a scuola ai bimbi grandi. Infatti ogni tanto è un po' su di giri, però è tranquilla, anzi lei non vede proprio l'ora. Comunque sono le 8 e un quarto, alle 9, 9 e un quarto dobbiamo essere là. Io adesso mi finisco di preparare e poi dopo vi aggiorno. Sara, girati. Sara. Andiamo a scuola, andiamo. Eccomi ragazzi, buon pomeriggio. Ormai sono le 5:20 e niente, vi volevo raccontare un pochettino come è andata stamani. Primo giorno di inserimento alla scuola materna è andato molto bene. La Sara proprio non vedeva l'ora di iniziare questa scuola dei grandi. E finalmente stava iniziata, si è svegliata alle 7 e lei voleva già andare via. È già arrivata la disturbatrice. Comunque, lei diceva non vedeva proprio l'ora di andare a questa scuola dei grandi. Lo No, se no non mi ci sta il telefono. Una dispettosa ragazza, è una cosa impressionante. Non lo levi. Guarda, guarda Woody, vai, guarda Woody un attimo. Vediamo se ce la faccio, così se ci riesco. Dicevo, si è svegliata stamani alle 7 e dopo fa colazione, voleva già andare via perché aveva visto il grembiolino qui appeso e lei voleva già andare via. Però l'entrata era alle 9, ci avevano detto 9, 9 e un quarto. Noi siamo arrivati là alle 9 e 10 e siamo stati, abbiamo fatto un'oretta stamani e c'erano solamente i bimbi nuovi, quelli appunto dell'inserimento. Ho notato che dell'età della Sara ce ne sono proprio pochi, gli altri erano già bimbi che avevano fatto il primo anno e avevano fatto un cambio di scuola. E comunque è arrivata, era tutta, me l'ero immaginata perché lei all'inizio fa così, fa tutta la timidina, no? Era fuori dal cancello, era sorridente, allegra, proprio voleva entrare. Arrivata dentro si guardava un po' intorno, prendeva la manina, non parlava, era molto timida. Poi niente, ci hanno fatto vedere dove doveva attaccare le sue cosine. Dopodiché le maestre gli hanno fatto vedere tutti i vari giochi che ci sono e la Sara ho visto si è soffermata molto sulla cucina, pentolini, frutta, verdura, tutte queste cosine qua. Dopo un po' ci hanno detto, guardate, proviamo a fare una prova, andate fuori, gli dite che tra un pochino tornate e vediamo un po' come va. Quindi gli ho spiegato le cosine alla Sara, gli ho detto, guarda, io e Babbo andiamo via un attimo, gli ho detto, andiamo a prendere il pane e la focaccia e poi dopo torniamo. Lei tranquillissima, ha continuato a fare le sue cose, l'ho salutata e non ha pianto, non ha fatto bizzi, non è che mi hanno richiamato, quindi direi che è andata bene. E anzi, quando poi dopo la sono andata a prendere, non voleva venire via. Disperata che voleva stare lì, voleva stare in giardino fuori, che ci sono i giochi, ma non si poteva. Devo dire che come primo giorno è andato più che bene, ovviamente c'è stata poco, vediamo i prossimi giorni come va. Comunque, primo giorno è andato molto bene. E domani, solito orario, non c'è il babbo, è andato via. Non c'è il babbo. Ci aspettano per le 9, però non so fino a quando, perché dobbiamo vedere come si comportano. Ci hanno detto domani proviamo a fare un po' di più, nel senso che anche loro staranno un pochino più da soli, quindi non so se magari faranno 2 ore e vediamo giorno per giorno. E domani sarebbe 8-12 perché entrano anche tutti gli altri bimbi e poi la mensa sarebbe dalla prossima settimana. Lei come orario farebbe anche con la mensa, io l'ho segnata anche per appunto per mangiarci, però ripeto, dato che siamo sempre in fase inserimento, non so se anche per lei vale questa cosa del subito prossima settimana. Io penso che sia molto graduale la cosa, cioè penso, ce l'hanno detto, però
Sì, lei si inserisce bene, che è tranquilla, penso. Prossima settimana possa iniziare già. Ho già messo anche tutte le credenziali per accedere al registro elettronico. Quando mi hanno parlato di registro elettronico sono rimasta così perché pensavo fosse una cosa che si facesse tipo, ma neanche alle elementari, alle medie, al liceo, ma addirittura alla scuola materna non me l'aspettavo proprio. Comunque abbiamo già tutti i dati, è già inserita. Tanto sto mangiando un grissino. Comunque, altra cosa che poi non vi avevo più aggiornato, anche perché è una cosa che è successa tipo 4 giorni fa, poco prima che iniziasse la scuola, la Sara si è sbloccata e abbiamo tolto ufficialmente il pannolino. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta, la notte ancora no, però sono veramente già tanto contenta, poi penseremo anche alla notte, ma adesso va bene così. Quando è andato il secondo giorno d'asilo? Benino, vero? Mi racconti le cose che hai fatto? Che hai fatto a scuola? Nulla. Come nulla. Che cosa hai fatto, Aiko? Nulla. Ma non hai colorato? Bugiardina. Come non hai fatto nulla? La Sarina non è molto in vena. È un po' provata, mi sa, stamani. Allora, praticamente che è successo? Stamani abbiamo fatto un pochino di più. Abbiamo fatto dalle 9 alle 10 e mezzo stamani. E dalle 9 fino alle 9.35, 9.40 sono stata con lei. Poi ho visto che era calma e quindi, come ieri, sono uscita, sono rimasta comunque lì nel parcheggio e alle 10:30 l'ho ripresa. Praticamente un po' provata, gli dico così, ma perché stamani è arrivata e c'erano tutti i bimbi, anche quelli più grandi. Quindi c'era parecchio caos e lei non si aspettava perché ieri c'erano solamente i bimbi dell'inserimento, quindi erano in pochi, non so di preciso quanti, comunque meno rispetto a stamani. Quindi stamani quando è entrata è rimasta un po' così, è sempre timidina, poi stava parecchio appiccicata stamani, mi teneva la manina, voleva che stessi sempre con lei. Invece ieri era più lanciata, dato che ci sono ovviamente i bimbi che c'erano già anche gli altri anni e era il loro primo giorno di scuola, comunque sia sapevano già le cose che dovevano fare. Quindi, a differenza di ieri, c'erano delle regole da seguire. Ad esempio, loro quando entrano devono posare lo zainetto, prendere la borraccia, il portamerenda, metterlo a posto e poi alle 9:30 fanno la colazione, tipo appello, accoglienza, loro lo chiamano. Quindi si mettono tutti a sedere in cerchio e mangiano e bevono, poi dopo rimettono tutto a posto e entrano nelle aule e iniziano a fare l'attività. E lei invece questa cosa non la voleva fare, nel senso che lei era lì per giocare, giocare, giocare e giocare. Quindi a sedere non ci voleva stare, non voleva mangiare, non voleva fare niente e ha iniziato un po' a frignare. Poi insomma alla fine hanno iniziato a cantare anche le canzoncine e dopo un po' si è calmata. A quel punto ha mangiato qualcosina e quando poi è entrata nell'aula a iniziare l'attività. Quindi ha visto che c'erano le costruzioni, i colori, le tempere, non so che hanno fatto. Allora è andata e a quel punto sono uscita anche io perché anche lei era più tranquilla. Alle 12:40 noi abbiamo pranzato. Comunque domani solito discorso, nel senso che entriamo alle 9, poi starò un pochino con lei. Poi a regola, se vedo che è tranquilla, esco e per le 10:30, un quarto e 11 la vado a riprendere. Io comunque starò sempre lì nei dintorni, nel parcheggio. Almeno se c'è qualcosa mi chiamano, sono già lì. E niente, penso che questa settimana ormai sarà tutta così. Maestre, per adesso mi sembrano carine, a parte una che è bella, bella rigidina, poi le altre mi sembrano carine. Grazie, chiudo qua questo video, almeno vi ho aggiornato un pochino sui primi giorni di inserimento. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi like e noi ci vediamo presto. Ciao!